Amici di Lombardia Web TV, ci troviamo al centro commerciale di Busnago per l'inaugurazione del nuovo Milan Store. E indovinate chi è stato il padrino di questo evento? Venite a scoprirlo! È da quando sono piccolino che aspetto di farmela firmare. Questa è storica ormai, è la sua maglia ufficiale. Il famoso numero 6. Per forza, assolutamente, non vedevo l'ora, è un'emozione rivederlo. Se dico Baresi, cosa ti viene in mente? La storia del Milan, il capitano, non ci sono, cosa c'è da dire? Basta, penso il capitano e la storia del Milan, basta e avanza. È una grande emozione. Comunque Franco è sempre stato un idolo di quando eravamo ragazzini, insomma, quindi l'abbiamo proprio vissuto dentro fino in fondo, ci ha regalato tantissime emozioni. Beh, oggi farebbe comodo un difensore come lui. Dopo la vendita di Thiago Silva, ne parlavamo prima, servirebbe proprio un campione del genere, ma che duri negli anni più che altro. Anche lui stesso in difesa andrebbe benissimo. Glielo proporremo. Farebbe comunque bella figura, sì, senz'altro. Assolutamente sì. Libero come lui non lo troveremo mai più. Mi fai vedere questa maglia? Guarda, è speciale, è del centenario, soprattutto io che non sono milanista ho questa maglia, è il colmo dei colmi, però vabbè, Franco Baresi è un grande giocatore, ci sta. La famiglia al completo per il grande Baresi? Con un evento così non potevamo mancare. Milanista da sempre? Da sempre, tutta la famiglia, Vabbè, la moglie è juventina, però ormai l'abbiamo fatta diventare milanista anche a lei. Quindi comanda il papà, i bambini assolutamente milanisti. Certo, la fede è fede, non si scappa. Cosa ricordi del campione? Tante cose, ha lasciato un marchio indelebile per noi milanisti, l'unico capitano vero è lui e sopra tutti. Posso farti una domanda nel frattempo? La facciamo al papà? Sì, dai, al papà. Ma ne vale la pena fare una coda così per Baresi? Sì, certo che ne vale la pena, ci mancherebbe pure. È stato l'idolo del Milan e sì. Franco, tu sei stato uno dei più grandi difensori al mondo. Che consiglio puoi dare ai difensori del Milan oggi? Ma è sempre difficile dare consigli. Io credo che la difesa di quest'anno, ci sono dei giocatori nuovi, alcuni sono andati via, insomma, giocatori importanti come Thiago Silva e Nesta, però credo che la scuola Milan sia importante e riusciremo ad essere compatti, quindi troverà giocamento anche la difesa. Non dobbiamo separare i reparti, giocare a calcio bisogna essere squadre, quindi bisogna aiutare anche la difesa nei momenti difficili. Tanta gente è venuta a trovarti, cosa provi ad essere definito ancora il capitano? Vabbè, fa piacere sempre vedere questo entusiasmo, questa passione. Non pensavo di trovare tanta gente così sabato mattina, pensavo che si dormisse un po' di più. Però è bello, insomma, vedere la gente che ha voglia di Milan, che vuole bene al Milan, che ha passione, che ha entusiasmo. Quindi fa piacere. Ultima domanda. E come te Del Piero ha fatto la storia del suo club? Come vedi la scelta di andare in Australia? Vabbè, ha voglia ancora di giocare, qui aveva magari meno spazio, quindi gli auguro di far bene, anche in Australia, un grande giocatore, un grande professionista, quindi ammirato da tutti, quindi farà bene anche lì e per la sua voglia di giocare.